Così diverse, così tremendamente uguali nell'ambizione di vincerlo questo derby, Taranto-Casarano, la prima di oggi, contro quella che potrebbe essere virtualmente prima perché è una partita in meno. Uno scontro diretto, con ancora 13 o 14 gare da giocare e il Taranto davanti di 2 punti nel campionato del Covid che annulla il fattore campo e che costringe la Serie D a un ritmo più basso se confrontato a quello delle capolista degli ultimi anni. 10 punti a testa nelle ultime 5 partite giocate, il cammino è molto simile, per quanto non identico. Diverse invece le condizioni di partenza. Casarano con l'etichetta della strafavorita, Taranto, come si suol dire, a luci spente, che poi sarebbe più giusto dire accese a metà, perché il Taranto è il Taranto e come vuoi che parte in Serie D se non per vincere. Organici diversi, il Casarano ha puntato sull'attacco atomico, rafforzato persino con Santoro a gennaio, tanto per non farsi mancare nulla. Il Taranto ha puntato su under di grande prospettiva, vedi Santarpia, è una struttura solida tra centrocampo e difesa, i bomber li ha cercati dopo, a gennaio. La freschezza, l'idea di calcio di Giuseppe Laterza, uno che studia Guardiola per propria missione e dopo anni d'oro a Fasano vuole la consacrazione in una piazza più grande e magari vuole anche prendersi il calcio professionistico. L'esperienza di Nevio Orlandi, uno che 13 anni fa, quando la terza ancora giocava, debuttò in Serie A con la Regina. Poli a confronto, non esiste una terza via, semmai esiste un pareggio, ma non è quello che vogliono, né l'una né l'altro. In questo sì, sono uguali, vogliono vincere.